quali sono, a suo avviso, un po' gli sguardi più importanti da tenere in questa fase storica. Alberto Mazzoleni. Buonasera a tutti. Beh, è un tema molto, molto importante che ho molto a cuore, quello del turismo. E sentendo gli interventi questa sera ho visto anche molta positività, fortunatamente. Anche se forse si potrebbe fare di più per il turismo. Il turismo è la parte che ha subito, forse a causa pandemia, la più grande riduzione in termini di presenze e di PIL, di redditività. E forse all'interno del PNRR lo sforzo fatto potrebbe essere stato un po' più a forte, insomma, 2 miliardi e 400 milioni. È vero che poi ci sono tante azioni trasversali, queste dovranno essere sfruttate, utilizzate dagli operatori, però il segnale poteva essere più forte perché davvero poi vivendo in montagna e vivendo di turismo siamo in una situazione di ripartenza quasi da zero. Non parlo solo degli impianti di risalita che sono in Sì, perché sono grandissima difficoltà e fortunatamente un po' di neve è venuta e quindi ci ha anticipato la stagione e siamo riusciti forse a partire presto e speriamo che ne venga ancora, ma di tutto il comparto, cioè anche ieri il decreto, come è stato citato prima, sulle presenze degli stranieri. C'è stato un crollo in questi 2 anni degli stranieri, questo di certo non incentiverà. E allora probabilmente bisognerebbe intervenire con politiche attive, politiche più forti, per riuscire a cambiare lo stato della situazione del comparto. Visto che poi interverrà la ministra Gelmini, credo che in questo senso la nuova legge che sarà sul collegato del bilancio sulla montagna potrà essere utile, perché forse la cosa più importante che deve essere fatta per la montagna è una grande politica di defiscalizzazione. Noi cerchiamo di invertire questo spopolamento, ma come possiamo invertire lo spopolamento e riportare imprese turistiche in montagna? Si fa fatica a viverci, è bellissimo perché se ci viviamo è perché è bellissimo, ma si fa molta fatica. Si spende molto di più di quello che succede, di quello che si spende in altre aree e soprattutto si fa fatica a trarre gli investimenti. Quando invece le grandi direttrici della pianura e quant'altro, vuoi soltanto per la logistica, stanno investendo, ricevendo investimenti di miliardi di euro. Quindi una grande politica di defiscalizzazione, non a breve periodo. Ecco, se devo fare un'osservazione a questa nuova legge, il problema è che si guarda al breve periodo, cioè 5-10 anni. Qua, per se vogliamo invertire la tendenza, dobbiamo fare una politica di defiscalizzazione per almeno 20-30 anni, altrimenti la distruzione che si è fatto finora difficilmente ripartirà. Ecco, io solo questo che chiedo. È inutile che noi ci piangiamo addosso rispetto al turismo, rispetto alla difficoltà di sviluppare imprese turistiche in montagna, se poi la politica ci sta vicino, ma non ci sta vicino fino alla fine. Servirebbe uno sforzo in più, esserci più vicini e fare delle politiche più coraggiose. Una defiscalizzazione per i prossimi 30 anni per chi investe in montagna. Forse allora ci sarebbe una grande ripartenza. Grazie.